Ciao ragazzi, qui per Normal Comics e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi siamo in Coppa Italia all'Allianz Stadium con un grande turnover per vedere Juventus-Ascoli, partita esotica, fascino esotica assolutamente, ma che non va sottovalutata. Gioca addirittura Rovella e Perin. Ma Rovella! Va bene, però, ma che passaggio ti avevo fatto? Però Rovella, se la mi tiri bene e mi fai gol, io divento titolare per sempre. C'è sempre Dusanino Vlahovic, lui immancabile. Costiccione dentro McKennie, no! E Leao e te l'hai trovato sui piedi. Non ho avuto il tempo di vederlo. Era fuori gioco. Ah, ok, allora. Sa che era fuori gioco poi. Oddio! Mi ha appena colpito in faccia. Siamo seri? Vabbè, sì, si vede che giocavo con l'Ascoli. Sì, base. Tira. Oh. Cosa sta succedendo? Io ho pensato allo scavettino perché... È fatto bene, è una partita super esotica comunque. Mamma mia, un sacco di cose strane, appena iniziata, palla in faccia, cose, vabbè, ok. Non mi era mai capitata la palla in faccia così vicino poi. Occhio, che c'è la Perin a porta. Non te fa superare. Non ho fatto votare a Perin. Abbiamo fatto un accordo io e Gaetano, se Perin fa due schifo di cose del genere lo cambiamo. Non ci credo! Il tiro era bellissimo. Bello proprio. Dai, ho provato un po' di fiducia a Perin, cazzo, dai. Diamogli fiducia a Perin, sì. Vabbè, dai. E senti, non è colpa sua solamente, dai, oggettivamente. No, è vero, però la difesa qui ha fatto veramente acqua. Dusanino, il tiro, potevi pure un po' avvicinare. E speravo che loro portiere fosse livelli di Perin. Di Maria, Fideo. Leao, Miao. Oggi questo gattone è un po' muscio, sta dormendo. Regolare. Fai sto gol. E va! Bello! No, è fuori gioco. Fuori Cazzo. Gioco! Sembrava buono. Qua Leao l'avevo pure insaccata. Leao, oggi sei una maledizione, Dio santo. Sembrava buono. Ma pure a me. Mannaccia miseria. I tempi li avevamo presi bene, secondo me. Leao al centro. Subito! Leao! E dai Leao! E no, diamine! No, dai! Togli da prima, fra, comunque è buono, buono che l'hai passato. Kulu, girala! Dai! Calmo! No! Ah! Troppo! Too much, bro! Lo so che era too much, però... Dusan, brucialo! Fai gol! No! Da là, come devo tirargli? Sto portiere di merda! Comunque meglio De Perin. Bravo. Aia! E traso pure così. Facciamo due cambi? Fine primo tempo. Il secondo tempo metti di titolare, cazzo. Allora, calma. Stiamo prendendo palle. Calma, allora. Rovella ha fatto il suo. Sì. Ha giocato, ha giocato. Siamo d'accordo, ha giocato. Adesso gli vuol dire niente. Tutti modi dentro Valverde. Ma no, che c'era dentro? Non l'ha già vista proprio oggi. No. Poi. Quadrato che dà un po' più di spinta a posti da lì. Sì. Perin, secondo me, sarà dai a fare. Perin pure, vuoi togliere? Frate, se pigliamo un altro... Mettiamo Chesney. Tanto che altro mette? Vabbè, poi gli ultimi due campi... Ken per Di Maria nell'estremi casi. Ken un po' più in là. Forse Davis, tra un po', però Kostic lasciamolo. Cioè, Kostic comunque... Sì, Kostic sta giocando. Dovrebbe avere un po' di spine. Sì, è l'Ascoli che sta... L'Ascoli sta godendo. Sta godendo. Beati loro. E siamo gli unici che possono perdere con l'Ascoli. Dai, allora, anche perché, cioè... Bisogna portare a casa un trofeo quest'anno, una carriera one season, non puoi non portare a casa un trofeo. Vabbè, la Coppa Italia per noi è sempre stata un po' maledetta. Questo è vero, però vediamo. Sfondalo, ti Dusan! Prego. Sfondavic! Po! Dusan, Sfondavic! Vai, due cambi e ci siamo. Bravo Kostic. Tutto lì, Kostic, Leao, comunque avere Kostic e Leao come uno terzino veloce, è illegale. E qui l'Allianz Stadium che si toglie un peso veramente grosso. Però per metà ci siamo tolti il peso, perché uno a uno si andrebbe supplementare. E qui Dusan, vabbè, ma qui ora ce li mangiamo. Speriamo. Qui ora ce li dobbiamo mangiare. Via. E là! Ho detto vabbè dai, vediamo il rischio. Sto bene. Bello, sbagliata, vai, accelera. Kulu, Dusan, sfondalo! E Dusan Sfondavic! Dusan! Ma
Quanto è forte quest'uomo, ragazzi. Vlahovic, due in coppa. Vuole vincere pure questa classifica dei cannonieri. Dove siete in Serie A? Dove siete? È giusto, non vi vedo, non vi vedo. Non si poteva dire. No, cattiva questa. Vabbè, Dusan Sfondavic. Mi piace Dusan Sfondavic. Dusan Sfondavic, niente male. Mi sa che questo sarà il nuovo nome di Vlahovic. Serviva il soprannome pure a Vlahovic, Lo chiamiamo Sfondavic, raga, è deciso ormai. Forse lasciare Perin mi prenderà male, non lo so. Due pari, abbiamo messo due pari. Oh, comunque ho fatto un'azione da Dio, eh. Eh sì, io ci ho provato in tutti i modi. Ma pure io, ma era difficile. Angelito! Il Fideo! Insieme al culo! Ci vuole un po' di culo qui! Mannaccia, guarda che devono fare per doppiare gol, questi bastardi. Sto a vedere. Oh, vacci! Stanno nel pallone. Non è vero, non è vero mai! Collo a volo! Ma chi è? Devi fermarlo! Buono! Vai! Gioca! Gioca giù! L'arbitro dice che dobbiamo giocare! Si gioca! Valverde! Accelerazione bruciante! Non perdere sta palla, cazzo! Dusan, buono, ancora! Noi! Ancora noi! Leao! Rafa! Ah, la palla! No! T'avevo fatto assistire a volo. L'ho visto. Rimessa per loro, 83esimo. Lo so. Porca miseria. Due gambe, non lo so. Metti qualcuno, metti Dio, non lo so. Non togliere Vlahovic. Allora, io devo anche pensare ai rigori. E non togliere Vlahovic per quello. Dusa. Ha provato un miracolo. Vabbè, ci hai fatto bene a provare. Guarda, io ho detto, me la restringo a destra e a sinistra. Ne fatti i cambi molto presto. Devo Saremo stanchissimi per fare qualcosa in più. Dobbiamo fare un gol ora. Non abbiamo la possibilità di farci bene spaventare. Valverde, madonna. Si è mangiato un giocatore? Madonna. Valverde. Ti prego. Mi sta squillando il telefono. Pausa. Pronto? Amazon High Tech, non me ne frega un cazzo, vittoria. Vabbè, noi supplementari, stavo facendo due calcoli, però ti cambia al 45esimo. Frate, noi supplementari non li potevamo leggere. Federico! Buon acquisto! Ma l'ho fatto risultenza quella figa, quella all'ultimo secondo, non l'ho vista. No. Dovrebbero tecnicamente. Non lo so, però pazzesco. Bravi ragazzi, bravi. Federico Valverde con assist di chi? Mamma mia, frate. Di Dusan Vlahovic. Sfondavic. Dusan Sfondavic. Guarda, il 90esimo, guarda, insperato. Questa è la garra. È finita. È l'Uruguay. Spiazze per l'Ascoli. Ragazzi, Ortomuso. Si va avanti. Mia, fortissimo. Però è una vittoria che a me, cioè, la sento più della serie. Sì. Sta vittoria con l'Ascoli. Perché abbiamo sottovalutato l'Ascoli? Avevo detto che andavamo a sottovalutare. Ma in realtà io non penso neanche di averli sottovalutati. Guarda qua, facevano i doppi passi questi. Guarda qua, pure il tiro quanto è preciso. Guarda come gira bene. Bellissimo. Cioè, questo non lo prende neanche Szczęsny. No, ma Szczęsny è anche il secondo a preso. Comunque, devo dire la verità, tanta roba e l'Ascoli comunque vanno fatti i complimenti, perché ha giocato molto bene. L'Ascoli che si è... A parte le palle in faccia. Si è battuto bene. Solo tre tiri, ma raga, sono stati strapericolosi e fino all'ultimo, appunto, abbiamo pensato ai rigori. Oh, la Fiorentina ha pareggiato il Sassuolo. Anche la Roma col Palermo, ha vinto i rigori la Roma. Pure la Fiorentina. Solo ha vinto i rigori. Poi passa l'Atalanta, passa la Juve e queste altre dovranno giocare. Belle sfide. Si va ora ai quarti. C'è Napoli-Salernitana, che partita. In Coppa becchiamo la Lazio. E vabbè, ora diventano tutte forti. Certo. No, il Napoli ha perso con la Salernitana. No! Ha perso 2-1. L'Inter col Genoa ha perso. Pazzesco. La Lazio su tanti rigori e il Monza che porta... Il Milan se l'è vista brutta. E quindi sarà Milan-Atalanta, Salernitana-Roma, Juve-Lazio e Genoa-Sassuolo. Bello. Mi piace questa versione esotica. Questa Coppa Italia mi sta aggasando più della Serie A, incredibile. Comunque poi c'è la Champions League, vabbè, raga. Follia. Pochissimo riposo, tra l'altro. Sì, poco riposo. Dobbiamo andare a giocare l'ultima di gennaio, l'ultima prima della chiusura del mercato contro la Cremonese. E poi inizia un mese di febbraio. Pazzesco. Leggermente complicato. Vabbè, poi a marzo ci sono anche gli impegni con gli altri nazionali. Sì.
ci sarà ritorno col Chelsea, sarà un delirio, e voi supportateci qui sotto nei commenti, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima. Bella.